Marangoni 2021, in 9 al via, è il momento, countdown azzerato, Colibri Jet, Alessandro Gocciadoro, Caramel Club, Roberto Vecchione, Corazon Bar e Giampaolo Minucci, col Mide Brise, Andrea Guzzinati, Capital Mail, Mario Minopoli, Charmande Zac, Marco Sborgon, Chucky Rock, Filippo Rocca, seconda fila, canto dei 20, Antonio Di Nardo, Caio Titus Bond, Santo Mollo, via gli anteriori a Colibri, quattro ferre col Mide Brise, Capital Mail, quattro ferre a canto dei 20, gli anteriori a Caio Titus, era già senza quattro ferri, Chucky Rock, Ferrati, Caramel Club, Corazon Bar e Charman De Zac. 100 metri al punto dello stacco, in aumento che si è completato. Si va a partire, parte il Maragoni 2021 con Colmi De Brise che sopravanza Caramel Club, veloce anche Capital Mail, Capital Mail e Colmi De Brise alle prese, poi Caramel Club, Charmande De Zac che cerca di scendere avanti a Colibri Jet ma non ci riesce. Capital Mail riesce a mettersi secondo nella scia di Colmi De Brise, terza c'è Caramel Club, in quarta posizione Charmande De Zac che cerca la corda, la trova perché poi Colibri Jet preferisce avere la destra libera. È già in vantaggio Colmi De Brise, ha già fatto molto, Andrea ha già ripreso in mano. Tutto questo dopo 400 dal palo, metà letto opposta, in decelerazione, addirittura in 38. Sposta Colibri Jet, ne vuole la scia Caramel Club che ha allargato per andare in scia Colibri Jet e prende la seconda pariglia, la terza invece c'è la Corazon Bar in anticipo su Caio Titus Bondi, 600 in 45 e mezzo, un paletto in 15, Colibri all'attacco di Colmi De Brise, tutto questo a 1200 abbondanti dal traguardo, Colmi De Brise in vantaggio, Colibri che attacca, in corda Capital Mail, in pariglia Caramel Club, e questi sono i primi quattro. Terzo sotto abbiamo Charmande De Zac che ha guadagnato una posizione, terza pariglia Corazon Bar, quarta pariglia Caio Titus Bon, in coda Chucky Rock. Il chilometro di Colmi De Brise se n'è andato in 1.14.3, 28 e mezzo, questi 400, si va veloce all'appoggio Alessandro con Colibri, mentre un po' richiesta Caramel Club, perlomeno svegliata da Roberto per stare in seconda pariglia, Capital Man chiuso la corda, Colibri continua l'attacco di Colmi De Brise, è cattivo Colibri che copre Colmi De Brise, poi Capital Mail, Caramel Club, Corazon Bar, Charmande Zac, Colmi De Brise e Colibri sempre alle prese dal fondo, la mossa di Chucky Rock un po' come nel nazionale, viene via dall'ultima posizione in mezzo alla pista quando siamo per andare a imboccare l'ultima curva, Colmi De Brise in vantaggio, Colibri è lì, ci prova Chucky Rock, ci prova anche Corazon Bar, sparisce invece Caramel Club, il miglio di Colmi De Brise in 1.57 e mezzo, 43 questi 600, Colibri è cattivo, copre totalmente Colmi De Brise sul finire della curva in mezzo alla pista, sempre Chucky Rock e Corazon Bar, la retta 8, con Colmi De Brise che lotta, Colibri che ci prova, Capital May lungo la corda, Corazon a centropista, finisce bene anche Caio Titus Bon, si difende Colmi De Brise da Capital Mail che sgabbia dalla sua scia, Colmi De Brise in vantaggio, Capital Mail che ci prova, Colmi De Brise respinge sempre tutti, è lui il più forte perché quando va davanti risulta duro da battere, finisce molto bene in spinta Caio Titus Bon, corre bene lungo la corda Capital Mail, 2.26 sul mio cronometro, 1.12.2 la media 2100, Colmi De Brise, Andrea Guzzinati, Philippe Allaire che neanche il proprietario, ci hanno vinto a inizio giornata con Dilett Ax, ma questa è la vittoria che vale, il secondo gruppo 1 dopo il Giovanardi, la vittoria in Francia, Colibri sembrava cattivo ma in retta Colmi De Brise non dà mai la sensazione